questa panoramica si capisce anche un po' un cambiamento, in un certo senso, di linea nel corso degli anni. Noi siamo nati come ISBN Edizioni con il codice a barre quello grande in copertina e la costa colorata, rossa per la narrativa, gialla per la saggistica e blu per i progetti di varia. E giù in basso invece ci sono, c'è una nuova collana, che si chiama Special Books, ed è una collana che è andata un po' a rinnovare la veste grafica della casa editrice, cercando di sfruttare tutto lo spazio in copertina, ed è una collana che ha ricevuto anche un premio agli ultimi European Design Awards nel 2011 nella categoria Foto Copertina. Cerchiamo quindi di sfruttare tutto il testo che è a rilievo, e la quarta di copertina in prima, davanti si può leggere, dietro c'è l'incipit della mano. Queste sono una panoramica sempre attraverso di quello che facciamo, però non vorrei parlare soltanto dei libri del nostro canale, ma anche di quello che proviamo a fare nei social, insomma. Quando ci siamo interrogati su come partire, su cosa fare, su cosa comunicare, il messaggio, diciamo, che volevamo dare era ovviamente sia un messaggio vicino alle tematiche della casa editrice, e sia in qualche modo legarci a tutto quello che nel mondo, nella società, si potesse in qualche modo legare e comunicare attraverso i social. Ovviamente i primi profili da aprire sono stati quello di Facebook e subito dopo quello di Anobi, che è il social network dedicato ai libri, quello più importante, insomma, in Italia, dove abbiamo un canale dedicato della casa editrice, aggiornato, insomma, poi ogni singola uscita. Poi tutti gli altri social subito dopo, Twitter, YouTube e così via, sono stati aggiunti in un secondo momento e, insomma, fanno adesso parte di tutta quella che è la nostra, tutti quelli che sono i nostri contenuti sul web. Queste, vabbè, sono delle regole fondamentali che ci siamo un po' imposti, che mi sono un po' imposto anche io nel comunicare quella che è la casa editrice. Poi non so, a seconda delle varie aziende si possono un po' declinare o sviluppare in altro modo, ma è quello che più o meno ogni mattina, nella preghiera del buon mattino che faccio ogni giorno, mi impongo con come dire, una finestra sempre aperta di sottofondo, mentre ci sono anche altre attività editoriali da portare avanti. Comunque la realtà di essere in edizione è una realtà grandissima, e quindi ci sono anche altre cose da fare. Però, in linea di massima, ovviamente parlare e rispondere a tutti, e non è facile perché nel mondo editoriale, fatto di libri di carta, di tanti insomma, aspiranti scrittori, accadono le cose più svariate. Sono molte di aspiranti scrittori, di gente che ha il romanzo della vita che nessuno vuole pubblicare e così via. Però quello che accade, almeno cerchiamo di portare avanti sugli social, è quello di dare una risposta a tutti, è un'interazione soprattutto con tutti quelli che scrivono, non essere tanto, non essere aggressivi. Alle volte qualcuno l'ha detto in precedenza, soprattutto nella mia esperienza personale, nella nostra esperienza personale, a volte arrivano delle mail anche molto aggressive. Io ho scritto 10 volte una mail, non mi avete risposto, oppure mi pare un eterno che ho scritto una mail soltanto. Oppure ho trovato un errore da qualche parte, qualcosa di questo tipo, e ovviamente la prima idea è quella di magari di non rispondere, di far finta di niente, però in realtà quello che almeno abbiamo deciso di fare è quello di rispondere a tutti quanti e cercare di non dare risposte standardizzate, perché poi ne possono anche nascere delle interazioni interessanti, insomma, dei consigli utili, voglio dire, tornando sempre allo stesso discorso di prima, anche capire un po' il mercato cosa vuole, i nostri lettori cosa vogliono. Se c'è un libro che è piaciuto in particolare modo, ovviamente ci viene comunicato, ci sono dei
dati di stime e dei complimenti anche via web, si può capire dove può proseguire la linea editoriale, che direzione può prendere, ok, sempre l'interazione, e poi ovviamente cercare di dare una comunicazione coerente a quella che è l'immagine della casa editrice. Ecco, prima sentivo CityFan, molto, molto interessante insomma il discorso sull'interazione, anche quella dei messaggi automatici che non conoscevo, però noi comunque tendiamo a non comunicare attraverso, penso, il buongiorno del mattino o il buon appetito così sui social, perché cerchiamo di stare ovviamente un po' più vicino a quelli che sono i nostri contenuti. Ecco, una cosa di questo tipo che facciamo, perché si sposa abbastanza con i nostri contenuti di saggistica musicale, è la playlist di SBN, musica che ci piace, che magari ascoltiamo, che viene quindi messa come video sul nostro profilo, sulla nostra pagina di Facebook. O dicevo, notizie magari di attualità, ad esempio, che so, è stato Woody Allen ha svelato il cast del prossimo film con Benigni e tutti gli altri, ne abbiamo un libro di vignette di Woody Allen, ovviamente un contenuto che si lega al nostro prodotto, che può quindi legarsi anche a una nostra pubblicazione. E, sì, questa è la schermata della pagina, e niente, qua mi sembra ci sia, sì, c'è una presentazione che stasera c'è a Milano, del nostro autore italiano, a cui faccio presente anche io, quindi dopo scapperò andrò lì, e niente, per questo autore italiano si può dire che è il nostro primo autore con il quale facciamo una comunicazione molto ben definita anche con lui. Noi pubblichiamo molta narrativa e saggistica straniera, per questo italiano abbiamo deciso di fare una comunicazione integrata su tutti i vari social network, anche con lui, Roberto Ferrucci, di questi Sentimenti Sovversivi. Anche lui ha un sito molto visitato, un blog molto visitato, e abbiamo cercato di fare delle cose insieme, anche in anticipo rispetto al libro. Che so, l'incipit del romanzo è stato pubblicato come nota su Facebook 2 settimane prima, taggando una serie di persone o di realtà che potrebbero essere interessate alla pubblicazione. Lui ha realizzato dei piccoli video promozionali dedicati al romanzo, che è ambientato a San Lazzaro in Francia, riflette sulla realtà italiana, anche politica, e sono stati postati sui vari social. Altre cose che vengono fatte, ad esempio per questo evento serale ci sarà, e c'è ormai da penso almeno una settimana, l'evento anche su Facebook, che viene realizzato e poi viene inviato l'invito a tutte le persone che potrebbero essere interessate su Milano alla cosa, a persone che sappiamo e siamo certe che potrebbero o hanno già letto il romanzo, cui è piaciuto questo romanzo, e quindi l'evento, quando viene fatto, ne facciamo un po', ormai da, cioè, almeno dall'inizio, nell'ultimo periodo stiamo facendo parecchi, viene sempre pubblicizzato anche su Facebook e poi sugli altri social. Questo invece è il nostro profilo Twitter. Siamo abbastanza attivi su Twitter, proprio lì che mi ha pescato Alessandro. Una delle prime cose che viene fatta più o meno sui titoli su cui puntiamo di più è quello di cambiare lo sfondo. Adesso questo romanzo sempre della collana special su cui puntiamo, e quindi lo sfondo è dedicato alla copertina. In futuro, appena ci sarà un altro video su cui puntiamo di più, verrà cambiato. Una cosa che è stata fatta è stata quella di collegare i due account, Facebook e Twitter di SBN. Questo all'inizio, per esperienza personale, è stato un po' difficile anche da gestire, nel senso, avevo degli utenti su Twitter con cui comunicavo, determinate cose, determinate attività, segnalazioni della casa editrice. Un paio di volte è capitato, tornando a parlare degli errori, si possono fare,
è capitato di, per quel filtro automatico, di pubblicare due volte una stessa cosa. E ovviamente c'è anche stata, che so, la segnalazione della cosa. Questo fa parte dei piccoli errori che poi sono stati ovviamente limati, e insomma, se siamo, se sono qui un po' a parlare, a rappresentare l'editoria di carta a questo convegno in cui si è parlato molto di web, insomma, dire che anche fatto internamente questa cosa viene fatta abbastanza bene, credo. La cosa bella di Twitter, ma forse insomma lo sapete anche meglio di me, è che ci si può rivolgere direttamente alle persone, secondo me, e andare ancora, come dire, con un target più mirato, sia con la presenza dei nostri autori con dei singoli account a cui segnaliamo le cose direttamente, sia con varie iniziative, che ne so, il venerdì dei Follow Friday, che insomma ci portano comunque molti utenti a crescere. Insomma, la pagina di Twitter mi pare che è stata realizzata forse un anno e due o tre mesi fa, siamo più o meno al 2000, ed è comunque un buon risultato nell'editoria, insomma, andando poi in giro a vedere quali sono le pagine Twitter delle case editrici, è un discreto risultato. E soprattutto la cosa che più ci rende felici è l'interazione continuata con le singole persone che ci scrivono, sia in messaggi privati, sia ci segnalano le cose, sia ci comunicano iniziative, cose che potrebbero interessarci, e poi si crea quindi un'interazione continua che in determinati eventi si trasforma poi anche in una conoscenza dal vivo delle persone. Ecco, ultimamente abbiamo fatto una festa in redazione, andata molto bene, e sponsorizzata attraverso i social network, e quando arriva insomma la persona che si presenta da vivo, insomma, non è mai conosciuta, è sempre stata soltanto un utente virtuale di Facebook o di Twitter, insomma, è anche un bel modo di avere a che fare fisicamente con le persone e poi parlarci per tutta la sera davanti a un bicchiere di vino. Questi Anobi, non si è parlato di Anobi credo oggi, perché insomma parlato di libri. Comunque ci sono tutti i nostri libri in ordine di pubblicazione. Alcuni li pubblichiamo anche in anteprima, inserendo insomma il codice ISBN con un po' di anticipo, e poi c'è anche possibile creare una scheda, quindi sotto verrà scritto il titolo del libro in anteprima, o comunque non ancora scheda ufficiale, fin quando poi non uscirà veramente in libreria. E questo secondo me è il social network ovviamente migliore, più vicino come target, sono tutti i lettori che possono votare e commentare il libro, e in questo modo si capisce anche l'effettiva qualità della pubblicazione. Ci sono dei libri ovviamente che piacciono di più, dei libri che piacciono di meno, dei libri che creano delle aspettative poi non mantenute, e attraverso il meccanismo delle stelle, delle stelline e dei commenti soprattutto, noi riusciamo a capire insomma come stanno andando le cose, o comunque cerchiamo di mantenere un contatto di interazione anche con le singole persone che ci scrivono in bacheca, la bacheca che è in basso a sinistra, avviciniamo delle persone, più meccanismi di amici di vicini, ovviamente gli amici che possono essere i nostri autori e così via vengono aggiunti come amici. I vicini sono quelli che ne sanno 30 o 10 SBN in libreria, mi segnalano automaticamente il sistema di avvicino, e così magari gli segniamo un'uscita che può piacere e così via. Ci sono messaggi privati e così via, e niente, quindi questo è insomma un social network su cui cerchiamo di essere molto presenti, e in previsione poi, appena c'è un po' di calma, di espanderci anche sugli altri social network dedicati ai libri, che sono Bookliners o Goodreads, che sono anche molto buoni. Abbiamo altri canali, abbiamo ovviamente il blog della casa editrice, che è in alto a sinistra sul sito, che è www.sbnedizioni.it, che viene aggiornato più o meno 2 o 3 volte a settimana,